Buongiorno a tutti da Valerio Rossi. Volevo con questo mio breve video fare alcune considerazioni che direi veramente importanti. Stamattina ho incontrato un collega, un amico, e abbiamo parlato ovviamente dei nostri genitori, delle sofferenze che hanno avuto negli ultimi anni della loro vita, soprattutto supportati da un sistema sanitario che ovviamente lascio a voi i vari commenti, però voglio dire, testimonianza di chi ha vissuto come lui, come me, la sofferenza dei nostri amati genitori, che purtroppo non ci sono più, negli ultimi anni della vita, che sono stati trattati certamente con poca dignità, poca professionalità e poca attenzione proprio al rispetto di quello che è l'essenza dell'essere umano, inteso nel vero senso della parola. Ma andiamo a vedere quali sono le cause che purtroppo spesso e volentieri hanno le persone che a un certo punto della vita, per una serie di varie circostanze, diminuiscono quello che sono le difese immunitarie e soprattutto accumulano tutta una serie di problematiche che si trasformano poi in patologie e magari anche malattie degenerative o meno, che portano inevitabilmente alla estrema soluzione che appunto è il decesso. Vediamo un po' immediatamente di cosa intendo da questo punto di vista. Eccolo qui, il benessere a rischio da questo punto di vista, i motivi principali sono vita sedentaria, stress. Ricordatevi che lo stress è una malattia sottile, impercettibile, che però provoca tutta una serie di problematiche di vario genere. Vedete che poi si parla sempre di infiammazione cronica. Medicinali e farmaci presi magari in maniera sommaria e soprattutto magari anche in maniera massiccia, senza avere le condizioni e la competenza per poter comunque comprendere e capire che spesso e volentieri magari sono inutili o in molti casi addirittura dannosi, piuttosto che agevolare quello che sono delle cure, dei metodi ovviamente di supporto a persone che hanno patologie più o meno gravi. L'alimentazione è ovviamente la prima cura, è il cibo. Con il cibo ovviamente, come usavano ovviamente gli antichi, ci si curava con la natura, con tutto quello che dava la natura e soprattutto l'alimentazione fatta ovviamente anche in questo caso in maniera completa di carne, di pesce e di verdure, quindi non limitando diciamo una dieta in un certo modo piuttosto che in un altro. Nicotina e alcol ovviamente sono anche dei sistemi di peggioramento che possono peggiorare, soprattutto anche provocare tumori al polmone piuttosto che altre tipologie che sappiamo benissimo esistere. 5G, radiazione, polveri sottili, ecco che anche l'ambiente, diciamo, fa la sua parte, la tecnologia che chiaramente può essere un ottimo supporto, ma soprattutto anche un grande rischio, soprattutto quando parliamo di radiazione 5G, spesso e volentieri a lungo andare alla continua esposizione a queste radiazioni particolari, piuttosto che polveri sottili di altro genere, provocano problemi cronici e quindi veramente importanti da questo punto di vista. Ma ovviamente sono rimedi conosciuti ma molto efficaci. Da qualche mese ho cominciato a utilizzare questo sistema straordinario, ma sarà mia cura in un altro video spiegarvi esattamente come questo può avvantaggiare la tua vita, veramente in maniera importante. Ma qui non parliamo di un farmaco, non parliamo di una cura, non parliamo di nessun rimedio medico, sanitario, ma di una tecnologia straordinaria che vi dà la possibilità veramente di fare di un salto quantico, un salto di qualità nella vostra vita quotidiana. Io, grazie a Dio, ho sempre avuto una ottima salute, una buona salute, ma mi rendo conto adesso che non sono più giovane, sono diversamente giovane, quanto sia importante mantenere, preservare e prevenire tutte quelle che possono essere le conseguenze dell'avanzamento dell'età, piuttosto che anche
di una vita, come abbiamo visto prima, anche sedentaria, piuttosto che di alimentarsi in maniera sbagliata, che può insieme provocare dei problemi che in questo caso è meglio evitare e soprattutto prevenire. Mi auguro che questa mia breve riflessione possa essere utile a tutti voi, ai vostri cari, alle persone che amate di più, volete di più, siano le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri figli, i vostri genitori e tutte le persone che vi stanno intorno, sia dal punto di vista personale che professionale. Vi auguro una buona giornata da Valerio Rossi. A presto.